Examulus nasce da un viaggio che io stavo facendo a Montreal e mi incrociai con la festa dell'italianità, toccando con mano quelle che sono questioni come l'attaccamento, la voglia di appartenere nonostante la lontananza a una comunità che senti tua, che è tua, e oltretutto anche da racconti che comunque ha esercitato su di me una suggestione, per cui abbiamo deciso di incentrare questa serie di eventi sui teramani che appunto vivono, lavorano, hanno sviluppato la loro attività lavorativa, professionale, vita fuori di Teramo, ma non in un, diciamo, accezione quasi come se fosse, no, una Stardust Memories, qualcosa di nostalgico, bensì con la volontà di creare proprio una serie di collegamenti tra teramani appunto extramuros e intramuros, capaci di arricchire sia la città e sia i teramani che vivono fuori, un pochino quello che diceva Renzo Piano, che invitava i giovani ad andare all'estero, lavorare, anche sbagliare magari, ma poi riportare il background di conoscenze, il know-how in città per favorire la crescita delle nostre comunità. Inizierà adesso a fine agosto con una prima parte dedicata ad una rassegna cinematografica sui temi della pace e della guerra e andrà avanti per tutto il periodo autunnale primaverile per concludersi poi a fine giugno. Quindi lo faremo con tanti appuntamenti, coinvolgendo tanti personaggi, tanti extramuros come appunto li chiamiamo noi, che possono portare qui le loro esperienze, le loro ricchezze, il loro punto di vista e le loro visioni. Quindi vedremo il coinvolgimento di tante figure appartenenti a tanti campi, non solamente a quello dell'arte, ma al campo della scienza, della filosofia, della letteratura, del cinema, dell'architettura.